La sigla della nostra Trading Week, naturalmente partita lunedì, questa settimana dedicata al trading, proseguirà ancora fino a venerdì live e poi con tutti i contributi naturalmente che riproporremo sul nostro sito lefonti.tv. Nella nostra sezione Eventi TV Week trovate proprio quella dedicata alla trading e guardate qui, arriviamo al punto fondamentale di questo momento della giornata, cioè la tavola rotonda che si apre da adesso e che proseguirà per un'ora, quindi fino alle 10:30. ABC Finanza e certificati come forma di investimento. Perché ABC? Perché i certificati fanno parte fondamentalmente dell'ABC della finanza come strumenti di investimento, ma vogliamo capire, sempre dopo questa ondata di coronavirus, dopo questo cigno nero che ha colto di sorpresa tutti noi, come gli investitori hanno cambiato atteggiamento, se l'hanno cambiato l'atteggiamento nei confronti di alcune forme di investimento e come queste forme di investimento vengono poi in aiuto anche per come dire, dare sicurezza agli investitori e alle persone che lo chiedono. Quindi durante questa tavola rotonda daremo evidenza di cosa sono i certificati, chiaramente partiremo da lì per quello l'ABC della finanza e di come possono essere utilizzati come strumento di trading, ma anche come strumento tattico all'interno di portafogli complessi. Gli esperti insegnano che ovviamente come tutte le forme di investimento prevedono una parte dedicata a una, come dire, a una sorta di protezione, quindi si può scegliere in base alle proprie esigenze di andare in quella direzione oppure magari più spostati sul trading, ma poi insomma ci saranno i nostri esperti che ve lo racconteranno, con magari un fattore di rischio un po' più alto. È chiaro che quando si sceglie un investimento, e chiudo la premessa, si deve prima valutare la propensione al rischio, questo vale per tutti. Allora, saluto, prima vi ho definiti un terzetto incredibile, quindi Riccardo Falcolini, Unicredit Investimenti, ciao Riccardo. Ciao Manuela, buongiorno a te, buongiorno ai cari amici. Buongiorno, eccolo qua, benvenuto Riccardo. Pierpaolo Scandurra, trader indipendente certificati e derivati. Ciao Pierpaolo, è un piacere averti con noi. Ma anche il piacere mio, naturalmente è mio, grazie Manuela per l'invito e buongiorno a tutti. Ciao Pierpaolo e Antonio Manfredi, Exane. Grazie Antonio anche a te per la disponibilità di questa tavola rotonda, per questa tavola rotonda. Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti e grazie a voi per l'invito. Buongiorno anche Antonio, eccoli qui i nostri protagonisti, li facciamo vedere giustamente dalla regia perché sono anche disponibili eventualmente a rispondere alle vostre domande se ne avete per far luce ancora di più sui certificati. Allora, primo giro di domande rispetto al tema portante della nostra Trading Week. Parto da Riccardo Falcolini, insomma, mercati turbolenti, noi ne parliamo spesso anche nello spazio che ti vede protagonista sulle fonti TV, proprio nell'ambito dei certificati, opportunità da cavalcare. Andiamo in questa direzione parlando di certificati, cioè in questa fase che abbiamo vissuto prima di lockdown e poi di ripresa, insomma, che ovviamente procede un po' a tentoni, come è ovvio che sia, i certificati rappresentano un'opportunità, Riccardo. Sì, Manuela, assolutamente una grandissima opportunità per gli investitori, sotto vari punti di vista, sia da un punto di vista prettamente di trading, nel senso che permettono di cavalcare il trend, quindi magari utilizzando e scegliendo dei certificati a leva, che siano leva fissa o leva variabile, permettono insomma di cavalcare quello che è il trend di un sottostante a rialzo o a ribasso, sia invece con l'obiettivo di investimento sul medio-lungo termine. Diciamo che Manuela, alla fine dei conti, quelle che sono state le scelte degli investitori durante i mesi di febbraio, marzo, quindi diciamo quando si è accentuato la pandemia, il comportamento degli investitori è stato in parte attendista per cercare di capire cosa succedesse sui mercati. Comunque, cosa poteva succedere sui mercati? Quindi un po' ovviamente sono stati scombussolati da quello che è stato il forte ribasso del mercato, ma di conseguenza questo ribasso ha creato per gli investitori stessi delle grandi opportunità di investimento sul medio-lungo periodo, quindi ha permesso intanto agli investitori insomma, di poter entrare in posizione a prezzi scontati, quindi su certificati, quindi con prezzi molto più bassi rispetto a quelli di un mese prima, anche di 10-15 giorni prima, non necessariamente un mese prima. Con ovviamente visioni differenti, come dicevamo. Uno, quella trading, quindi sfruttare quelle oscillazioni di breve o medio periodo, quindi breve, diciamo, dall'arco di poche ore alla giornata, medio periodo
qualche giorno fino alla settimana, piuttosto che entrare in posizione e sottoscrivere dei certificati che pagassero dei premi a scadenza, quindi come in questo caso di top bonus, che fondamentalmente diciamo non avevano, erano un mix, erano, diciamo, nascevano per un profilo trading, ma potevano essere sottoscritti anche con ottica di negoziazione, in quanto ricordiamo che i certificati sono quotati sui mercati secondari SEDEX ed Euro TLX. Okay. Una cosa fondamentale che ricordo è quella che in questo momento la scelta degli investitori nelle prime fasi particolari del mercato si è spostata su certificati a barriera discreta, con osservazione discreta, piuttosto che sui certificati con osservazione a barriera continua, proprio per evitare il fatto che in caso di continui ribassi le barriere fossero violate. Ok, ok, sento, insomma, stessa considerazione, mi piacerebbe sentire anche da Pierpaolo Scandura e Antonio Manfre. Pierpaolo, allora, cosa hai notato, per così dire, in questo periodo? Ma sicuramente è stato un periodo dove gli investitori hanno scoperto di più l'essenza dei certificati. Innanzitutto faccio una premessa un po' più generale: credo che questo abbia riguardato anche proprio il mondo del trading online, degli investimenti in generale. C'è stata, come tra l'altro in America con quella famosa piattaforma ormai Robinhood, di cui evidentemente un po' tutti ormai conosciamo almeno il funzionamento, ovvero questa possibilità per chiunque, anche per i meno esperti, di poter investire, in quel caso con questa piattaforma senza commissioni, però insomma poter seguire il mercato azionario magari pur avendo, diciamo, non tutte queste conoscenze. Sì. In Italia non esiste una cosa del genere, non è possibile farla, aggiungo io per fortuna, e, però ha visitato... Perché per fortuna, Pierpaolo, scusami? Ma perché, come si è visto in America, si creano poi delle situazioni paradossali, probabilmente... Non so se tutti sono al corrente di almeno un paio di episodi veramente divertenti, se li vogliamo raccontare sotto questo punto di vista, ma se ci pensiamo sono però abbastanza paradossali come situazioni, ovvero c'è stato un giorno in cui un titolo cinese che si chiama Fang con due A è stato acquistato nel giro di un'ora e mezza, ha fatto più 450%, semplicemente perché si era sparsa la voce tra i Robinhooders che i Fang potevano essere un tema di interesse per guadagnare. Pertanto, per una semplice omonimia, il titolo cinese che quotava ormai da tantissimi anni sulla borsa americana a poco più di un dollaro si è ritrovato all'improvviso a valere 300-400 dollari. Quindi, e poi chiaramente non appena hanno compreso che stavano totalmente sbagliando investimento, c'è stata una corsa alla vendita e questo ha buttato giù i prezzi naturalmente dove dovevano tornare. Questo è uno degli esempi, ma ci sono stati altri esempi evidentemente un po' meno grotteschi, dove però i Robinhooders hanno fatto crescere alle stelle dei titoli, a partire dalla Tesla di cui si è tanto discusso, dove insomma sappiamo che è uno dei titoli preferiti proprio dai Robinhooders, perché fondamentalmente sono persone che si sono avvicinate al mondo degli investimenti e del trading senza conoscenze, semplicemente seguono quello che fanno persone un po' più esperte. Ora, questa premessa, ed è il motivo per cui dico per fortuna in Italia, perché già il mercato italiano evidentemente è molto più piccolo e più sottile di quello americano. Immaginiamo cosa potrebbe succedere se ci fosse diciamo, un'ondata di acquisti su determinati titoli, semplicemente per un'omonimia o semplicemente perché una persona ha detto compriamo e tutti gli vanno dietro. Insomma, sarebbe ancora più pericoloso. Esatto. Ecco. E tornando invece, no, però ho raccontato questo aneddoto perché durante la fase del lockdown c'è stato un forte interesse nei confronti del trading e anche dei certificati proprio da parte di tutti coloro che fino a quel momento, o per mancanza di tempo o per mancanza di voglia, non avevano dedicato il giusto tempo appunto all'apprendimento di uno strumento alternativo, di uno strumento diverso. Quindi, al di là di chi arrivava dal betting sportivo che si è trovato all'improvviso orfano delle partite o di qualsiasi tipo di scommessa e quindi ha deciso la prima cosa su cui poteva andare a scommettere e magari ha cominciato a fare trading, sì. E non ne sto naturalmente giocando, ma ci sono delle statistiche che raccontano questo, ma al di là di questo aspetto ci sono stati molti investitori che fino a quel momento avevano guardato ai certificati
con molta diffidenza o soprattutto vanno studiati, quindi sai, dice, cerco di farli quando, di utilizzarli quando avrò un po' più di tempo, e gioco forza, stando chiusi dentro casa, si sono ritrovati ad avvicinarsi a questi strumenti. C'è da dire che anche proprio la natura delle giornate che abbiamo trascorso, ovvero chiusi in casa, grazie all'informazione che è arrivata principalmente da voi, ma anche dai singoli webinar che ciascuno di noi ha fatto, sì, a partire dagli emittenti fino ad arrivare ai nostri, ha permesso anche a queste persone di informarsi e di essere appunto correttamente informate. Questo per dire quindi che la fase del lockdown ha cambiato un po' il mercato, ha cambiato un po' l'approccio degli investitori anche nei confronti dei certificati, poi ecco, più avanti magari cercheremo di capire anche il perché. Sì, questo è stato, sì, il risultato, cioè il fatto che il mercato dei certificati ha beneficiato di questa situazione chiaramente drammatica sotto molti aspetti, però ne ha beneficiato perché ha visto arrivare all'acquisto di questi strumenti tantissime persone che fino a quel momento non le avevano prese in considerazione. Ecco, ti faccio solo una domanda tranchant, poi magari ci torniamo nel secondo giro di domande e poi vado da Antonio. Ma c'è consapevolezza? Perché poi se il rischio è quello, bene, positivo, vedere che magari più persone, anche per forza di cose, si avvicinano a uno strumento. Ma dall'altra parte, insomma, la consapevolezza, soprattutto quando si parla di mercati e di investimenti, deve essere alta, insomma, e si rischia invece che ci si butti, no, in un tema, in un settore, proprio perché, come dire, ah vabbè, sono qui, non ho niente da fare, lo faccio. C'è consapevolezza, Pierpaolo? Poi riparto da questa domanda anche con gli altri. È proprio ciò che mi sono chiesto anch'io, ed è quello che mi preoccupa un po', così come alcuni si sono affacciati al mondo del trading e dei certificati, sto accomunando le due situazioni anche se non è del tutto così, ma comunque così come si sono affacciati sono i primi probabilmente ad andar via, saranno i primi ad andar via nel momento in cui si renderanno conto che non è una semplice scommessa, cioè c'è veramente da apprendere molto e da studiare molto anche in termini di money management, cosa che chiaramente è alla base un po' del trading, cosa che invece chi arriva magari da altri mondi non necessariamente deve studiare. Certo. Quindi il rischio è che non ci sia tutta questa consapevolezza. Devo dire, per fortuna, e poi concludo, che così come per alcuni si è trattato finora di un passatempo o comunque della ricerca di un qualcosa di nuovo, in realtà per molti invece c'è stato modo di iniziare ad approfondire, e ci sono veramente tantissime persone che ci scrivono, frequentano i nostri corsi, i nostri webinar, perché hanno deciso di inserirli a tutti gli effetti nei loro portafogli. Ottimo, allora Antonio Manfre, arrivo da te per la stessa domanda, no? Partire forse anche dal tema della consapevolezza, che poi si traduce anche in fiducia, no? Perché poi se siamo consapevoli di quello che stiamo cercando, diventiamo anche più fiduciosi nei confronti di strumenti che possono comunque darci una mano in periodi come quelli più delicati, come quello che stiamo vivendo, insomma, quindi entrambe le questioni. Cosa avete notato voi, quindi i vostri report, chiamiamoli così, poi entriamo naturalmente nel dettaglio, e poi se a tuo parere c'è consapevolezza, se avete notato invece una carenza di conoscenza rispetto allo strumento dei certificati. Ma allora, la premessa doverosa quando si parla di certificati è sicuramente darne una loro definizione come prodotti complessi, e in quanto prodotti complessi, come giustamente anche messo in luce dagli altri colleghi, è importante comprenderne il funzionamento. Devo dire che la consapevolezza e diciamo la comprensione dello strumento da parte dell'investitore medio italiano nel corso degli anni relativamente ai certificati è aumentata notevolmente. Ricordo che diciamo anche dall'inizio della nostra attività svolta qui in Italia è stato uno dei punti fondamentali quello della formazione, quello di mettere a disposizione degli investitori un sito web piuttosto che una documentazione quanto più completa e quanto più chiara possibile. Quindi lato emittenti, secondo me uno degli aspetti su cui puntare in maniera importante, in maniera decisa, per rendere sempre più consapevole l'investitore sul che cos'è un certificato di investimento, un certificate, è sicuramente lato documentazione, lato informativa, lato sito web. Poi ci sono tutta una serie di attività che chiaramente
prima del lockdown, prima del Covid, si potevano fare anche sul territorio, ma che in questo periodo, diciamo, vengono fatte in maniera digitale, in maniera online. Quindi penso ai diversi webinar organizzati non soltanto da noi, ma vedo una partecipazione e un interesse veramente importante in generale da tutto il mercato. Chiaramente parlo dal lato degli emittenti, e devo dire che anche la partecipazione in generale, chiaramente qui parlo per quanto ci riguarda, dei webinar organizzati è sempre molto interessante. Quindi fatta questa premessa doverosa sul concetto di complessità dei certificati, che magari approfondiremo anche più avanti, e su quello che è lo stato dell'arte relativamente alla consapevolezza degli investitori, diciamo che dai mesi di febbraio ad oggi abbiamo visto dei trend per quanto riguarda gli investment certificates, il segmento sul quale al momento Exane, quindi noi come emittente, siamo attivi. Abbiamo visto, diciamo, delle tendenze abbastanza diverse. Devo dirti che in una prima fase, quindi penso ai mesi di febbraio-marzo, abbiamo visto dei volumi importanti per tutta una serie di prodotti che vengono denominati reverse, che quindi giocano, passami il termine, sul ribasso del sottostante, soprattutto in fase di realizzo delle performance, quindi prodotti precedentemente emessi e detenuti in portafoglio tipicamente per copertura, e quindi realizzati poi in termini di guadagno da parte degli investitori. E questo, secondo me, è un sintomo di, come dire, di maturità. Quindi un segnale, più che un sintomo di maturità, sì, da parte degli investitori in questo senso. Quindi questo da un lato. Dall'altro, quindi progressivamente andando avanti nel corso dei mesi, quindi penso più ai mesi di fine aprile, inizio maggio, abbiamo visto un interesse, e anche questo segnale di come dire, sia maturità degli investitori, ma poi anche d'utilità dei certificati, un interesse per emissioni precedentemente emesse sul mercato, che si trovavano, diciamo, in situazioni di prezzi a sconto, sia per quanto riguarda in alcuni casi anche la componente, chiamiamola, lineare del certificato, sia in più in generale rispetto ai prezzi di emissione. Quindi abbiamo visto flussi importanti di acquisto su questa tipologia di strumenti, quindi certificati che fondamentalmente quotano a sconto, e anche, come precedentemente indicato da Riccardo, indica come dire, una opportunità anche di mediazione dei prezzi, e quindi di cercare di recuperare le performance perse in un'ottica di medio-lungo termine. Ecco, allora Riccardo, torno da te per restare ancora, direi che ancora possiamo restare su quello che è l'approccio degli investitori. Ovviamente mano a mano che andiamo avanti con gli interventi, sentitevi liberi di riprendere anche dei punti che hanno trattato gli altri relatori, quindi assolutamente sì, io vi faccio sempre la domanda. Posso? Sì, ecco, prego, poi dopo ti faccio la domanda nuova. Certo, Riccardo. Guarda, stavo facendo una domanda prima, ti interrompo al volo, scusa Emanuele. No, figurati. Così mi voglio ricollegare, voglio chiedere una cosa ad Antonio. Sì. Ma come sottostanti prevalentemente? Cioè, voi avete notato un interesse sul single stock, su panieri, su indici? Oppure non so, su altro, giusto per capire un po' il comportamento anche dei vostri clienti. Vai, esatto. Comunque, di chi sottoscrive i vostri, infatti, guarda Riccardo, benissimo, adesso sentiamo Antonio cosa ti risponde. Io stavo proprio facendo la domanda: quali sono le tendenze più mirate degli investitori, no? Perché a me verrebbe da dire che c'è... Vedi? Ecco, ormai siamo telepatici. Ma certo, ma io ti dico sempre che mi stai cercando di rubarmi il posto, insomma, ma questo ormai è assodato. No, le tendenze degli investitori, assolutamente, a me verrebbe da dire che credo che vadano nella direzione della ricerca di maggiore flessibilità, maggiore protezione, ma insomma, tu sei stato ancora più specifico, quindi sentiamo Antonio cosa risponde, poi riparto da te Riccardo, così ripartiamo proprio da qui. Antonio. Ma allora, noi abbiamo visto particolare interesse in un primo momento per i singoli sottostanti, quindi prodotti che avessero un singolo sottostante e tipicamente singole azioni. Poi, man mano che anche la situazione sul mercato in termini di parametri, quindi di, penso alla volatilità, misura anche, diciamo, minore la correlazione in questo contesto di mercato, un interesse nuovo anche su prodotti con sottostante worst off, basket azionari, tipicamente l'interesse su questo l'abbiamo visto
quando appunto facevo riferimento a prima, emissioni che si trovavano anche particolarmente a sconto, perché chiaramente lì la componente, cioè questo aspetto era molto più accentuato. Poi negli ultimi mesi, quindi penso a maggio e giugno, è ritornato un po' di interesse anche per nuove emissioni, quindi emissioni fatte recentemente, che quindi andavano ad avere degli strike iniziali, quindi dei livelli iniziali dei sottostanti, anche in questo caso su singoli titoli o basket worst off, pari più o meno alle quotazioni attuali, quindi post crollo di febbraio-marzo. Certo, ok, allora Riccardo, ti ritrovi in questo che dice, in questa cosa che dice Antonio, e sentiamo la tua view. Sì, mi ritrovo. Io ti dico, riprendo anche un po' l'argomento, nel senso che i nostri clienti si sono spostati inizialmente non tanto sulle singole azioni, ma hanno switchato, sono passati dalle singole azioni prima sugli indici, quindi diciamo c'è stato un interesse prevalentemente per prodotti con sottostanti indici che permettessero un po' di smussare magari quella che era la volatilità ovviamente tipica del singolo titolo, per poi ovviamente ritornare con forte interesse sulle single stock e su panieri, quindi su prodotti magari worst off. Però un grande interesse nel periodo clou, diciamo, della pandemia su prodotti con sottostanti indici, prodotti sia a leva manuela, quindi in modo che permettessero, quindi dessero la possibilità di sfruttare le oscillazioni di mercato, sia ovviamente prodotti di investimento con un'ottica di medio-lungo periodo. Però mi ritrovo comunque con quello detto da Antonio, insomma. Ho visto lato nostro il cliente, insomma, un interesse anche molto forte per gli indici, però. Ah, ok, per gli indici, d'accordo. Sì. Ok, Pierpaolo, stessa cosa per te, nel senso che, insomma, quali sono anche le domande che si pongono gli investitori, cioè, come dire, quando dobbiamo pensare al nostro portafoglio, visto i momenti anche difficili in borsa, per quanto magari possano arrivare anche dei segnali di ottimismo, però chiaramente si naviga a vista, quindi magari risulta in questo momento più difficile cercare di aggiustare i portafogli e renderli sempre più flessibili, diversificati, no? Quindi insomma c'è tutto un mondo nuovo che si apre intorno alle forme di investimento. Sì, guarda, innanzitutto ti rispondo in due modi. La prima risposta che ti do a proposito delle tendenze, leggiamo in anteprima, perché sono stati pubblicati circa mezz'ora fa, sì, quindi praticamente forse siamo veramente i primi a leggerli, sì, sono i dati del secondo trimestre di Acepi. Acepi è l'associazione certificati e prodotti di investimento, tra le proprie mission ha quello di raccogliere i dati del mercato primario, cioè cosa viene collocato sul mercato primario, e sono stati appunto diffusi circa una mezz'ora fa, non so, forse neanche Riccardo ne è al corrente ancora, sono i dati del secondo trimestre. C'era molto interesse, molta curiosità nel cercare di capire come durante il periodo del lockdown potesse essere andato il mercato in termini di collocamento, perché evidentemente con le difficoltà da parte della clientela ad andare in banca e con la difficoltà dei consulenti ad incontrare i clienti, c'era comunque timore che potesse essere un trimestre molto debole, perché praticamente è quello che va da aprile, maggio e giugno. È vero che poi giugno è ripartito il mercato, però insomma, comunque sono 4 miliardi e 74 milioni di euro che sono stati collocati, e praticamente è il secondo dato migliore di sempre. Solo lo scorso anno, nel 2019, si erano collocati 4 miliardi e 467 milioni di euro, quindi siamo circa 400 milioni in meno, ma è un dato comunque superiore a quello del primo trimestre, e questo credo che sia molto significativo. La lettura però del dato ci porta anche un po' a fare un po' di chiarezza su dove si sono mossi gli investitori. Sì. Per il secondo trimestre il 75% di questi 4 miliardi è stato collocato su strumenti a capitale protetto, il che vuol dire che durante il trimestre che è appena concluso gli investitori hanno ricercato maggiormente protezione. Questo a dimostrazione del fatto che quando ti scotti la volta successiva chiaramente sei un po' più prudente,
E quindi lo spavento che è stato causato dal forte ribasso del periodo del Covid ha portato gli investitori a ricercare maggiormente protezione, almeno per quello che riguarda i prodotti collocati sul mercato primario. Cosa ben diversa, e quindi ecco la doppia lettura del dato, cosa ben diversa in realtà è ciò che è accaduto sul mercato secondario, quindi borsa italiana, dove possiamo intervenire direttamente in acquisto tramite le nostre piattaforme di trading piuttosto che direttamente in banca. Lì effettivamente confermo tutto ciò che è stato già detto sia da Antonio che da Riccardo, ovvero che c'è stata una tendenza a guardare ai certificati che potessero effettivamente offrire maggiori rendimenti potenziali. E qui devo dire che una delle tematiche più che sono anche contento che è stata cavalcata di più anche dai consulenti finanziari oltre che dagli investitori è quella del cosiddetto switch to recovery. Cioè cosa vuol dire? Partire da una posizione in perdita nei portafogli, quindi tra le tante persone che ci stanno ascoltando stamattina io non riesco ad immaginare che non ci sia nessuno che ha un titolo Intesa San Paolo in carico a 3 euro piuttosto che Eni a 15 o Telecom a 1 euro e potremmo andare avanti per tutto il listino. Quindi situazioni di perdita su titoli azionari o eventualmente anche su fondi comuni di investimento azionari che possono essere risolte con l'utilizzo di particolari tipologie di certificati. E quindi in particolare durante il trimestre, dove è stato già sottolineato da Antonio ma anche da Riccardo come i prezzi fossero a sconto. A sconto cosa vuol dire? Così diamo anche un po' di chiarimenti sul funzionamento dei prodotti. Allora, tipicamente io posso andare a comprare un fondo comune, un'azione, ovviamente se il mercato sale guadagno, se il mercato scende io perdo. Tipicamente i certificati, quelli a capitale protetto condizionato, invece cosa mi dicono? Se il mercato sale guadagni, se il mercato scende, ma non scende più di una certa percentuale, tu non perdi nulla e ricevi anche dei premi periodici, quindi una sotto forma di coupon o di cedole. Chiaramente se poi la perdita diventa eccessiva e diventa superiore a quello che è previsto dalla protezione della condizionata, allora si perde esattamente come l'investimento azionario. Ora, cos'è che è capitato in questo trimestre passato? Che molti certificati con queste caratteristiche, ovvero che alla scadenza avrebbero dovuto restituire l'importo nominale di 100 o 1000 euro, quotavano a prezzi molto molto bassi per effetto dell'importante ribasso dei mercati e dell'alta volatilità. Ma non appena la volatilità è scesa un po', i mercati hanno ripreso un po' di fiato, questi prezzi da 40 sono tornati a 70 o 80. Questo ha permesso quindi di rimettere in piedi situazioni in perdita, ma c'è ancora spazio. Quindi io mi rivolgo a tutti coloro che in questo momento hanno delle perdite virtuali, perché finché non le chiudi chiaramente non le concretizzi, sono sulla carta, ma che necessitano di importanti rialzi del mercato azionario, invece potrebbero essere risolte con l'utilizzo di uno o più certificati con determinate caratteristiche. Chiaramente oggi l'obiettivo è incuriosire, immagino, o dare delle informazioni, non scenderemo nel dettaglio dei prodotti, però ecco, sicuramente guardare al mercato dei certificati con questo obiettivo è quello che è stato fatto principalmente in questo trimestre. Sì, ma poi allora è vero, oggi magari non entreremo proprio nel dettaglio singolo dei prodotti, però cercheremo magari di capire le varie tipologie, no? In senso più ampio, per andare a vedere quelle che possono garantire questa protezione di cui stiamo parlando e che è stata ricercata ancora di più in questo momento, magari rispetto ad altri strumenti che possano invece dare qualcos'altro, insomma altre caratteristiche. Allora Antonio, quindi si può dire che i certificati hanno anche questo ruolo proprio di proteggere le persone? Cioè adesso io te lo chiedo ovviamente molto in modo molto ampio, poi così almeno cerchiamo anche, è interessante quello che già accennavi prima, di come è cambiato anche il mood rispetto ai certificati a partire da marzo, se non ho capito male, quindi proprio il momento clou quando siamo stati tutti rinchiusi in casa con il lockdown fino ad arrivare a oggi, quindi cercando di capire prima di marzo com'era la situazione e poi da marzo in poi cos'è avvenuto. Quindi ripartiamo ancora da qui, perché poi il giro successivo, così diamo anche indicazione ai telespettatori, vorrei capire al contrario come chi opera in certificati, chi fa certificati, si è dovuto adattare alle nuove esigenze di mercato, quindi alle nuove richieste, no? Cerchiamo di valutare sempre la domanda e l'offerta, che è fondamentale quando si parla di investimento. Allora Antonio.
Allora, in termini di protezione, i certificati offrono protezione se si vuole vedere l'investimento in un certificato come un'alternativa rispetto all'investimento diretto sul sottostante. In che senso? Tipicamente i certificati, e parlo della categoria degli investment certificate, possono prevedere una protezione incondizionata del capitale, quindi faccio, ricollegandomi anche a quanto detto da Pierpaolo prima, relativamente ai dati pubblicati proprio questa mattina, i prodotti collocati in primario di cui parlava Pierpaolo sono tipicamente dei prodotti a capitale totalmente protetto che quindi non presentano una condizionalità sul sottostante. Nello scenario peggiore, salvo chiaramente evento di credito sull'emittente dello strumento stesso, e questo poi è, se volete, il rischio principale del certificato, quindi escludendo questa casistica qui, nello scenario peggiore si riceverà il livello di protezione garantito appunto dall'emittente, può essere il 100%, può essere il 90%, il 95%, a seconda delle soluzioni. E questa, se poi, è una prima categoria di prodotti, quindi una tipologia estremamente conservativa di certificati collocati e poi disponibili sul mercato. Altra categoria, che poi è forse quella più corposa presente sul mercato, è quella dei certificati a capitale condizionatamente protetto, ovvero dei prodotti, degli strumenti finanziari che offrono una protezione all'investitore che li acquista come alternativa all'acquisto diretto del sottostante, a condizione che si verifichi appunto una determinata situazione, che tipicamente è il superamento della barriera a scadenza o in continuo. E qui mi ricollego anche a quanto accennato prima da Riccardo, quindi la grossissima differenza tra i prodotti con le barriere europee, quindi barriere discrete che guardo puntualmente a scadenza, e prodotti invece con le barriere americane che posso guardarli o in continuo o sulla chiusura di ciascun giorno di quotazione. Quindi questo, se vogliamo esprimere il concetto di protezione attraverso i certificati, quindi come alternativa all'investimento sul sottostante. Situazione quindi, come dire, concettualmente diverso è utilizzare i certificati come strumento di protezione, di copertura, e quindi qui entriamo chiaramente nel mondo dei leverage certificate, in particolar modo nei prodotti a leva dinamica, che possono essere implementati come strategie abbastanza efficienti, oserei dire, di protezione del portafoglio. Quindi se immaginiamo un portafoglio long, quindi un portafoglio composto da ETF piuttosto che fondi, ma anche singoli titoli, accoppiare delle strategie attraverso dei certificati a leva dinamica può diventare un'ottima strategia di hedging, un'ottima strategia di copertura del portafoglio. Quindi per tornare alla tua domanda, quando parliamo di protezione attraverso i certificati, bisogna capire anche l'esigenza a cui si vuole rispondere. È certo, assolutamente. Di conseguenza, Antonio, appunto, io ho detto anche, cioè, deve essere un percorso biunivoco, no? Perché poi ci si adatta alle richieste, no? Quindi comunque è importante anche quello, perché quando un nuovo investitore che non ha mai fatto ricorso ai certificati vuole sapere anche che cosa il mercato in quel momento offre per ciò che sta accadendo, giusto? Al di là delle esigenze poi personali che rimangono, perché poi, come detto prima, c'è sempre il discorso della propensione al rischio e quello che si vuole mettere sul tavolo, però insomma uno si aspetta anche di ricevere delle risposte intorno a quello che il panorama macro ci offre. Chiaro. E in questo senso diciamo che, allora, noi al momento, parlando come in qualità di emittente, noi al momento siamo attivi sul segmento degli investment certificate, diciamo che in un'ottica futuristica, nel senso, per la cosa prevediamo di fare per i prossimi mesi, è una domanda interessante, però ancora prima, diciamo, di dire cosa pensiamo di poter offrire al mercato, Mi preme sottolineare come di fatto il certificato sia uno strumento estremamente flessibile, estremamente duttile e direi con una velocità di emissione abbastanza elevata. Questo ti permette, in qualità di emittente, chiaramente di poter monitorare abbastanza bene la situazione di mercato e in funzione di quella poi chiaramente offrire e modulare la propria offerta. In termini pratici, tipicamente quello che andiamo a fare è anche monitorare un po' i diversi parametri che entrano in gioco nella strutturazione dei prodotti, quindi penso alla volatilità,
alla stima dei dividendi, che quest'anno è un tema abbastanza caldo, visto il taglio abbastanza poderoso che è stato effettuato da tante società. Quindi il monitoraggio di questi parametri, oltre anche poi a una selezione che andiamo a fare noi a monte sui sottostanti, diventano essenziali poi per poter andare a modulare la nostra offerta. Mm-hmm. D'accordo, sì, scusami, vai. No, volevo giusto concludere su cosa punteremo noi nei prossimi mesi. Ma allora, che un po' è stato il nostro fil rouge, no? Cosa ci ha condotto poi quello che ci ha condotto nella nostra offerta in Italia. Continueremo un po' a far pressione, passami il termine, sull'innovazione di prodotto. Che cosa intendo dire per innovazione di prodotto? Tipicamente negli investment certificate e poi in generale in quelli che vengono definiti Phoenix o autocallable products, quello che abbiamo fatto noi, abbiamo cercato di fare noi, poi di trasferire agli investitori, e di introdurre delle innovazioni nei singoli elementi che li compongono. Quindi parlo alla cedola condizionata periodica, piuttosto che l'autocallability o alla protezione condizionata a scadenza. Quindi tipicamente abbiamo cercato di innovare uno di questi tre aspetti, o singolarmente oppure tutti, diciamo, nello stesso prodotto. E credo che in congiunzione appunto a quel monitoraggio del mercato di cui ti parlavo prima, credo che sarà questa la strada che perseguiremo nei mesi a venire. Certo. Allora, Riccardo, so che qualsiasi domanda io ti faccio tu me la cambierai, quindi io te la faccio lo stesso, poi al limite tu lo sto dicendo ridendo, vi perdoneranno gli altri due, ma con Riccardo c'è questo siparietto che si crea ogni volta. No, a parte gli scherzi, ovviamente interessanti gli spunti che ci ha dato anche Antonio e anche prima Pierpaolo. Sì. La domanda ulteriore, che poi si riallinea con quello che già si stava dicendo, è se in qualche modo potremmo già dire a livello previsionale che gli strumenti, i certificati, saranno strumenti richiesti proprio nel medio o lungo periodo, cioè nei prossimi mesi, che inevitabilmente saranno caratterizzati ancora da questa incertezza che stiamo respirando oggi. Ecco, giusto per fare un passo ulteriore e capire quanto potrebbe continuare e come potrebbe proseguire questo trend che stiamo analizzando sui certificati. Allora, Manuela, sicuramente l'interesse è molto forte, ma non solo dal punto di vista della clientela retail direttamente, ma anche dal punto di vista dei consulenti, che, come diceva giustamente Pierpaolo in precedenza, puntano a switch, quindi ovviamente puntano a effettuare una situazione di recovery delle posizioni in perdita sfruttando le caratteristiche del certificato. Quindi io, a mio avviso, lo vedo come un interesse duraturo nel tempo. Ma soprattutto l'interesse duraturo nel tempo, che si manifesta secondo me dalla forte interesse, forte partecipazione della clientela retail direttamente ai corsi di formazione. Quello che noi abbiamo visto, credo anche sia Pierpaolo lo potrà confermare perché ha partecipato a tantissimi nostri webinar, così come credo Antonio, è un forte interesse e una presenza costante di numerosi clienti, sia clienti ovviamente dei banche direttamente che ovviamente investitori in generale, agli appuntamenti di formazione. Questo perché magari il certificato, che prima non veniva considerato sotto alcuni punti di vista, sotto alcune caratteristiche, ora viene preso in considerazione, dato il particolare momento che abbiamo vissuto, viene preso in considerazione come ulteriore fonte di investimento che permette ovviamente di incassare delle cedole piuttosto che incassare dei premi a scadenza al verificarsi o al non verificarsi di determinate condizioni. Quindi secondo me l'interesse sarà duraturo nel tempo. I volumi che abbiamo visto, i volumi del Sedex che abbiamo visto essere un po' altalenanti nell'ultimo periodo, stanno nuovamente crescendo. Siamo intorno ai 60 milioni di euro giornalieri di negoziazione, di turnover. Quindi io credo che appunto questo è semplicemente l'inizio di un interesse prolungato nel tempo su tutta la categoria appunto dei certificati, che vanno appunto dal capitale protetto al 100% fino ai prodotti a leva. Insomma, dato che ovviamente la bravura di un emittente, e in Italia di emittenti ne abbiamo tanti,
è quello di creare varie tipologie di prodotti che possono abbracciare le varie caratteristiche, varie esigenze del cliente, ti dico che appunto credo che questi prodotti potranno farla da padrone nel medio-lungo periodo. Insomma, potrà proseguire questo trend. Perfetto, allora vado da Pierpaolo a chiedere la stessa cosa e poi magari facciamo un nuovo giro proprio per capire le varie tipologie, cioè prima le abbiamo accennate, però mi piacerebbe capire di più quali sono le tipologie magari con meno rischio, quelle con più, invece, insomma, dove si può usare di più, ecco, cioè, dare degli indirizzi a chi ci segue. Fermo restando che poi chiaramente noi invitiamo sempre tutti a prendere contatto con chi parla con noi, perché poi quando si parla di investimento, io lo dico sempre in ogni momento quando affrontiamo il tema, la prima cosa da fare è mettere sul tavolo le esigenze, parlare con chi di dovere, con chi se ne intende, cercare di arrivare a una soluzione condivisa, quindi mettere insieme i due aspetti, quindi chi offre e chi chiede. Allora, Pierpaolo, stessa cosa per te, hai sentito anche Riccardo, insomma, diceva se puoi confermare o meno quello che ha detto lui. Confermo, ma non solo, diciamo che essendo io personalmente ormai un osservatore del mercato dal 2006, ovvero da quando sono stati emessi i primi certificati, e dal 2002 come trader in prodotti a leva, devo dire che ho visto questo mercato crescere. C'è stata una fase in cui aveva avuto un primo momento di crescita, però un vero consolidamento lo si sta vedendo proprio in questo ultimo biennio. E sono assolutamente d'accordo con quanto detto da Riccardo, che è un trend destinato a essere prolungato e quindi ulteriormente a crescere. Perché? Perché comunque ci sono degli elementi che fanno sì che il certificato come strumento di investimento possa soddisfare appunto diverse esigenze. Quanto hai detto prima, a proposito anche di capire un po' le tipologie, cerco veramente di riassumere brevemente. Allora, chi è più prudente, l'approccio più prudente, poi dopo naturalmente entreremo nel dettaglio ancora meglio. Però chi è più prudente e finora prediligeva l'acquisto in obbligazioni o in titoli di Stato trova una risposta nei certificati a capitale protetto. Chi ha bisogno di recuperare perdite o è un po' più predisposto al rischio trova il capitale protetto condizionato, cioè quelli con barriera, e poi parleremo dei singoli prodotti nel prossimo giro, e quindi c'è la risposta. Ma c'è un'altra motivazione che finora non abbiamo toccato, che è quella che sta avvicinando tantissimi investitori, ma anche tantissimi consulenti, che è quella dell'efficienza fiscale. Non dobbiamo, ecco, a mio avviso, trascurare il fatto che il certificato sia lo strumento fiscalmente più efficiente che ci sia, chiaramente affiancato alle azioni o ai derivati puri. Però quando, e ribadiamo quanto avevamo detto prima, se io compro un'azione guadagno se questa azione sale e perdo se l'azione scende. Se invece io ho in mano una strategia caratterizzata da un certificato che mi permette di guadagnare in caso positivo, ma di proteggermi da ribassi anche importanti, ecco che io riesco ad ottenere dei premi che sono funzionali al recupero delle minusvalenze. Noi non siamo emittente, tra gli ospiti di oggi io sono l'unico che non è emittente, non emette prodotti, siamo certificati e derivati, è una realtà trasversale, indipendente, ormai presente sul mercato da sempre. Sì. Abbiamo lanciato una campagna proprio una quindicina di giorni fa sul recuperiamo le minusvalenze 2020, perché il 31 dicembre 2020 sarà un termine ultimo per recuperare le minusvalenze generate nel 2016. E le minusvalenze non solo derivano da perdite in conto capitale che si possono subire da un investimento sbagliato o sfortunato, ma anche da switch tra fondi, operazioni all'interno dei fondi stessi, come possono essere le commissioni di sottoscrizione. Si possono generare minusvalenze anche guadagnando sugli strumenti tradizionali come fondi ed ETF. E ogni 10.000 euro di minusvalenze presenti nello zainetto fiscale che ciascuno di noi ha nella propria banca, ogni 10.000 euro di minusvalenze sono 2.600 euro che si possono rimettere in tasca. Pertanto, dal momento che gli emittenti, proprio in risposta alle richieste del mercato, emettono sul mercato ormai già dai primi mesi dell'anno dei prodotti che presentano delle caratteristiche utili per recuperare queste minus, ecco che effettivamente avvicinarsi al mondo dei certificati anche con questo obiettivo è un qualcosa che non credo che possa durare chiaramente solo pochi mesi. È una realtà che ormai va presa in considerazione, quindi anche chi ha meno dimestichezza, chi ha meno voglia di affacciarsi a un prodotto nuovo,
trova sicuramente una motivazione valida nel recupero della minusvalenza. Dopodiché, come hai giustamente detto tu, bisogna essere sempre consapevoli di quello che si sta facendo, studiare una strategia. Non è che compro e chiaramente finisce lì senza averne nessuna consapevolezza. Però ecco, il mondo dei certificati, per una serie di motivazioni, tra cui anche questo è l'aspetto fiscale, sarà destinato a crescere. E questa iniziativa che abbiamo lanciato circa una ventina di giorni fa ha ricevuto immediatamente un grosso successo. Perché? Perché molte persone che si trovano con delle minus non sanno come recuperarle, e noi gratuitamente offriamo la possibilità, andando sul sito, di inserire il proprio zainetto fiscale, e in automatico viene calcolata la percentuale di capitale che serve per recuperare quelle minusvalenze. Dopodiché naturalmente la scelta dei prodotti arriva tramite il confronto, sì, e la consultazione con un consulente, esatto, con una persona esperta. Quello che dicevamo prima, Pierpaolo, no? Fidarsi sempre a chi può dare delle informazioni precise. Questa è un'ottima iniziativa e si va sempre nell'ambito di conoscere esattamente che cosa ci troviamo di fronte e a cosa andiamo incontro. Allora, Antonio, torno da te per la domanda appunto che volevo fare a tutti, quindi riparto proprio da te. Le tipologie, senza poi insomma entrare proprio nel dettaglio specifico, cosa che farete eventualmente con chi vi contatta, però insomma, quali sono le tipologie più richieste, ma non solo, che possono anche differenziare proprio un portafoglio di investimento? Cioè, lo dicevo io prima banalmente, quelli magari meno rischiosi, certificati tipologie meno rischiose, che possono dare più protezione, e magari ti chiedo anche di dirmi quali sono i pro e i contro, così facciamo un discorso più completo, però nello stesso tempo anche magari quali sono le tipologie di certificati con più rischio e anche qui pro e contro. Ecco, così almeno cerchiamo di dare un'informazione completa. Certo, ma allora, come qualsiasi strumento finanziario, chiaramente c'è un rapporto rischio-rendimento che segue un po' il profilo dei diversi prodotti. Quindi chiaramente nei prodotti più conservativi che possiamo trovare sul mercato, quindi quelli più protettivi, ovvero i certificati a capitale protetto, chiaramente la possibilità di rendimento o la performance potenziale che posso realizzare da questo strumento è chiaramente più limitata, proprio in virtù della protezione, che in questo caso è incondizionata sul capitale. Chiaramente muovendoci allontanandoci da una protezione incondizionata del capitale, chiaramente anche la possibilità di rendimento aumenta. Quindi spostandoci sulla categoria dei prodotti a capitale condizionatamente protetto, quindi quelli a cui si accennava prima, quindi certificati che presentano delle barriere, ecco, qui già ci muoviamo su un prodotto che diventa per sua natura più rischioso e che offre potenzialità di rendimento più interessanti. All'interno però dei certificati a capitale condizionatamente protetto si aprono diverse sottocategorie. Chiaramente i certificati di questa tipologia, di questa categoria su singolo sottostante, saranno meno rischiosi dei certificati che invece hanno come sottostante un basket worst off, ovvero un certificato la cui performance è legata sia a un paniere di titoli, ma all'interno di quel paniere l'osservazione va effettuata sul titolo che registra la performance peggiore. Perché diventa più rischioso come tipologia di prodotto? Perché si aggiunge un elemento di rischio in più, che è quello legato alla correlazione all'interno del basket. Okay. Quando si parla di prodotti che hanno come sottostante un basket di titoli e un basket worst off in particolare, diciamo che il concetto della diversificazione e il concetto della decorrelazione funziona esattamente all'opposto rispetto alla teoria classica, che invece diciamo che abbiamo studiato un po' gli addetti ai lavori sui libri, ovvero quella del portafoglio: quanto più diversificato è, tanto minore sarà il rischio, o almeno in teoria. Sui prodotti diciamo che hanno come sottostante dei basket worst off invece funziona esattamente al contrario, perché la decorrelazione diventa un fattore di rischio, dato che il prodotto è legato all'andamento del titolo peggiore. Va bene, sempre sì. Giusto per completare, sì. Sempre all'interno di questa categoria, chiaramente va differenziato il concetto della barriera europea rispetto alla barriera americana. La barriera europea è una barriera che guardo puntualmente a scadenza, mentre la barriera americana, come dicevamo prima, è una barriera la cui osservazione viene fatta in continuo. Anche questo comporta dei profili di rischio diversi, infatti tant'è vero che i prodotti con barriera americana sono più rischiosi dei prodotti con barriera europea,
chiaramente a fronte di questo rischio sarà corrisposto a parità di sottostante, a parità di scadenza, un rendimento superiore. Ottimo, ottima panoramica, grazie Antonio Manfre. Riccardo, stessa cosa per te, visto che siamo alle battute finali, lascio a voi le conclusioni con questi spunti che ha dato anche Antonio. Sì, allora diciamo che Antonio ha spiegato praticamente tutto per bene, sì. Grazie Antonio, insomma hai spiegato veramente tutto molto bene. Dal punto di vista della spiegazione dei certificati e il funzionamento in realtà non avrei altro da aggiungere, posso aggiungere tendenzialmente o semplicemente questo, Manuela, che in questi periodi, nei periodi in cui abbiamo visto un accentuarsi della volatilità, l'interesse degli investitori è mutato e si è diretto verso quei prodotti con osservazione della barriera discreta, quindi esclusivamente a scadenza, per evitare che in caso ovviamente di un ribasso forte o comunque un ribasso continuo e costante nel tempo, le barriere fossero violate e il capitale non più protetto. Quindi questo è stato un primo elemento o comunque un primo atteggiamento degli investitori. Altro, come per citare un nome di prodotto, facciamo l'esempio dei top bonus, sì. Quindi diciamo che qual è stato l'atteggiamento? L'atteggiamento è stato questo, uno switch magari da quelli che erano i prodotti bonus cap verso, quindi un switch di interesse verso i prodotti top bonus, quindi i bonus cap hanno come caratteristica quella dell'osservazione della barriera in continuo, mentre i top bonus esclusivamente a scadenza. Interesse che comunque abbiamo riscontrato e abbiamo visto fondamentalmente negli atteggiamenti dei nostri clienti, ma non necessariamente in termini di sottoscrizione, Emanuele, anche semplicemente in termini di interesse, perché si informavano, volevano capire, studiare le caratteristiche, è quello dei prodotti appunto che permettevano il pagamento, di incassare una cedola, insomma, periodica nel tempo, condizionata o incondizionata. Quindi in questo caso cash collect sia su single stock o piuttosto che su single index piuttosto che su basket, insomma diciamo che queste sono state le due tipologie, sì, prevalenti di prodotti di investimento verso cui i nostri clienti si sono orientati, lato investimento. Lato trading invece, dal nostro punto di vista, come Unicredit la fanno sempre molto da padrone, i covered warrant, sempre sfruttatissimi in termini di oscillazioni, quindi da parte dei clienti da sfruttare le oscillazioni di mercato, piuttosto che si stanno affacciando sul mercato ovviamente anti-turbo, per cui stanno mettendo di volta in volta nuove gamme di prodotti con sottostanti, sì, aggiornati e con strike aggiornati al mercato, e anche benchmark a leva okay, fissa. Quindi diciamo che l'interesse è veramente vario e ovviamente ognuno sceglie in base a quelle che sono le proprie caratteristiche personali, che come hai ripetuto tu più volte sono fondamentali. Quindi io, se ho un investimento, se ho un atteggiamento prudente, un profilo di rischio più prudente, non vado magari a sottoscrivere un prodotto a capitale non protetto, perché ovviamente magari, certo, mi faccio prendere dal, certo, panico. Quindi importante, l'importanza dell'emittente è quello di creare di strutturare, di porre sul mercato una serie di prodotti che siano utili alle svariate esigenze, okay, della clientela. Assolutamente. E in questo, sì, caso credo che noi abbracciamo un po' tutto. Sul panorama italiano ci sia, okay, una buona componente di prodotti. Dare un prodotto sicuramente variegato. Allora Pierpaolo, conclusione anche a te mettere in evidenza quello che a tuo parere è importante per chiudere questa tavola rotonda. Sì, tra i prodotti che più piacciono, continuiamo, abbiamo toccato più volte questo tema, sicuramente quelli che pagano dei coupon periodici, quindi tutta la famiglia molto allargata dei cosiddetti cash collect, crescendo rendimento, Phoenix Memory, sono tutte nomi che fanno parte di una medesima tipologia, quindi accomunano una medesima tipologia, che è quella di uno strumento finanziario, quindi un certificato che ha un sottostante, che può essere un titolo o un indice azionario,
che paga dei premi periodici sotto forma di premi mensili, trimestrali, semestrali o eventualmente annuali, che quindi rispondono all'esigenza di chi ha bisogno di ricevere un flusso periodico, non so, chi deve pagare delle spese, chi era abituato ad investire in obbligazioni o in titoli di Stato e oggi i rendimenti sono talmente bassi che cerca delle alternative, sia chi vuole comunque proteggersi dai ribassi del mercato azionario, perché questa tipologia in particolare dei cash collect o Phoenix che dir si voglia è una tipologia che si pone un po' a metà strada tra l'investimento azionario, di cui chiaramente assimila tutto il rischio, ma controllato grazie al fatto della presenza che ci sono queste barriere di prezzo a meno 30, meno 40. Quindi questa è una tipologia che ormai già da 4 anni piace al mercato, gli investitori riempiono i loro portafogli perché poi le emissioni settimanalmente aumentano di 60-70 unità. Questo è un mercato che conta oggi circa 5.000 strumenti, pertanto il rischio è che ti fai prendere la mano, cominci a comprarne e dopo un po' ti rendi conto che hai riempito il portafoglio, chiaramente in misura sempre proporzionale, e con certificati di queste tipologie. Però effettivamente sono quelli che piacciono di più e sono quelli che quindi gli emittenti emettono più volentieri, anche perché, ribadiamo, consentono il recupero della minusvalenza nei dovuti modi previsti dalla normativa e pertanto, ecco, sono quelli che secondo quello che è il nostro osservatorio riescono a soddisfare maggiormente le varie esigenze. Dopodiché, evidentemente, essendoci anche un pubblico di trader, è stato corretto quanto ricordato, ovvero la presenza di prodotti a leva variabile più delle volte che consentono quindi di fare, oltre che trading di posizione, anche spread trading o eventualmente coperture di portafoglio. Queste sono sommariamente, insomma, le principali tipologie acquistate e apprezzate dagli investitori. Ottimo. Allora, peraltro, i nostri telespettatori ormai forse lo sanno perché ci seguono, ce l'abbiamo introdotto già da un po', abbiamo cominciato a introdurre anche delle pillole di consigli di investimento piuttosto che di spiegazione di strumenti, di temi e di parole proprio della finanza. Varrà la pena magari concentrarsi anche sui certificati, perciò insomma un argomento che sarà sempre più discusso, proprio perché insomma anche nei prossimi mesi si pensa che gli investitori saranno sempre più indirizzati a questo. Le motivazioni le abbiamo sentite in modo assolutamente puntuale dai nostri ospiti, che vado a salutare e ringraziare. Riccardo Falcolini, peraltro io e te ci rivediamo tra un'oretta, sempre per l'appuntamento consueto settimanale. Grazie comunque per queste ulteriori spiegazioni a Riccardo Falcolini. Grazie ad Antonio Manfrè, Exan, grazie, è stato interessante. Naturalmente rimandiamo i nostri telespettatori a voi con i contatti diretti se vogliono saperne di più. Antonio, grazie mille. Grazie, grazie. Grazie a te Emanuela, grazie a tutti voi, grazie ai telespettatori. E grazie a Pierpaolo Scandurra, certificati e derivati, che mi auguro di avere al più presto, come gli altri ovviamente, sulle fonti TV. Grazie anche a te per le puntuali precisazioni. Grazie Emanuela, complimenti per questa splendida iniziativa settimanale, ma che si inserisce all'interno di un'affermazione che ovviamente sappiamo essere completa, quindi grazie per questo invito e per l'opportunità di parlare di certificati. Grazie, grazie a voi, grazie per la collaborazione. Andiamo in pubblicità, continua naturalmente la nostra Trading Week sulle fonti TV.